alle messe gregoriane. Sono chiamate gregoriane le messe celebrate per 30 giorni consecutivi in suffragio di un defunto. Possiamo fare tantissimo per aiutare coloro che ci hanno preceduto nella nascita al cielo e che hanno bisogno di avvicinarsi alla grazia e alla luce di Dio. Le anime dei defunti sono tutte destinate a passare un periodo più o meno lungo in purgatorio per scontare le pene relative alle colpe, al peccato commesso sulla terra durante la loro esistenza. Se il sacramento della confessione perdona la colpa, ossia il peccato temporale, la pena conseguente, relativa al peccato confessato, dovremo scontarla comunque in purgatorio dopo la nostra dipartita. Le preghiere, le novene e le richieste di indulgenza parziale o plenaria servono proprio a chiedere lo sconto di quella pena, ad alleggerire l'anima del defunto di ciò che vive in purgatorio e farlo avvicinare al paradiso, alla schiera dei santi, al cospetto di Dio. Tra le sante messe che si possono far celebrare per le anime dei defunti, ce ne sono alcune particolari che hanno la prerogativa di essere più efficaci. Questo, ovviamente, lo speriamo per fede, affidandoci alla misericordia di Dio, e lo riteniamo veritiero per come la loro pratica ha avuto origine. Queste sante messe di intercessione si chiamano messe gregoriane. La pratica consiste nel far celebrare 30 sante messe per 30 giorni consecutivi in suffragio di un solo defunto. Possono essere celebrate anche da sacerdoti diversi o affidate a monasteri, seminari, conventi che prendono questi incarichi. Se però si salta una celebrazione, tutta la pratica va iniziata da capo, a meno che non si tratti di motivi seri e inderogabili o capiti nel triduo pasquale, ossia nei giorni in cui non è possibile celebrare sante messe per i defunti. La pratica delle messe gregoriane è associata a Papa Gregorio Magno, oggi santo e dottore della Chiesa, da cui il nome. Lui ne spiegò l'origine in un suo scritto, il quarto libro dei Dialoghi, portando l'esempio di un monaco di nome Giusto, del monastero di Sant'Andrea a Roma. Il monaco aveva peccato contro il voto di povertà. Aveva accettato infatti 3 scudi d'oro da un suo fedele e per questo era stato scomunicato dallo stesso Papa Gregorio Magno. Alla sua morte poi era stato seppellito fuori dal cimitero comune in una fossa coi suoi 3 scudi d'oro, come esempio di cosa poteva capitare a coloro che cadevano nel peccato. Dopo un po' di tempo, Papa Gregorio Magno volle far celebrare delle sante messe per alleggerirgli le pene del purgatorio. Dopo la morte di Giusto, iniziai ad avere compassione di lui e pensai a cosa potesse aiutarlo. Chiamai dunque nuovamente Prezioso, priore del mio monastero, e con cuore pesante gli dissi: è ormai passato un bel po' di tempo da quando il nostro fratello defunto si trova nei tormenti del purgatorio e quindi dobbiamo mostrare un po' di carità nei suoi confronti e fare ciò che possiamo per liberarlo. Assicurati quindi che per 30 giorni consecutivi il sacrificio della messa venga offerto per lui. Papa Gregorio Magno scrisse: essendo la mia mente impegnata in altre questioni, non ho fatto attenzione ai giorni che passavano. Una sera il monaco defunto apparve al fratello copioso, che vedendolo gli domandò del suo stato dicendo: «Cosa c'è, fratello? Come stai?» Al che questi rispose: «Finora sono stato in una situazione spiacevole, ma ora sto bene, perché oggi ho ricevuto la comunione con Dio». Come risultava dal conteggio delle sante messe, il monaco Giusto era apparso proprio dopo 30 celebrazioni consecutive. Così nacque e si diffuse la pratica delle messe gregoriane.
L'autorevolezza di San Gregorio Magno, Papa e uno dei quattro grandi dottori della Chiesa occidentale, ha dato credito a questa pratica che ben presto si è diffusa nei monasteri e anche presso il popolo cristiano col nome di messe gregoriane. Poiché la celebrazione per un solo fedele comporta un particolare onere per il celebrante, è più consistente anche l'elemosina richiesta. E con questa offerta più consistente ci si unisce con un sacrificio maggiore al sacrificio di Cristo. San Tommaso considera anche che i poveri non hanno la disponibilità dei ricchi per far celebrare messe, ma osserva che la loro offerta, sebbene quantitativamente inferiore a quella data dai ricchi, ha un valore più grande, perché si unisce al sacrificio di Cristo con un maggiore sacrificio personale. Ci piace anche dire con San Tommaso che il suffragio può essere considerato come opera meritoria della vita eterna in quanto deriva dalla carità. E sotto questo aspetto l'opera soddisfattoria giova non solo a colui al quale è destinata, ma molto di più a chi la compie. Pertanto, chi fa celebrare delle messe per i defunti può sperare molto anche per se stesso.